Dice che è stata la mamma di essere quella morta, è andata in Cala Chiara, a mia figlia. Poi è arrivato suo marito e ha sempre preso un coltello e ne ha dato quello coltello alla moglie e ha dato a mia figlia. A mia figlia va, è tutta spaccata qua, come l'ha presa al braccio. A raccontarci il sabato di sangue che si è consumato in un appartamento in via Corvaglia a Taurisano è Giovanna, mamma di Chiara, la donna che ha cercato invano di salvare la vicina di casa dalla furia omicida del marito. La vittima si chiamava Neta Danelciuk, 49 anni, casalinga di origini polacche, uccisa dal coniuge Albano Galati, di 56 anni, ex operatore ecologico, ora disoccupato. Il delitto al culmine di un violento litigio tra i due appare per ragioni economiche. E dice che era spazzino Iggio, no? Iggio era spazzino e ha preso tanti soldi, ha preso. E la libretta che tenia si è intestata al marito e alla moglie. Forse l'ha lasciata a casa o la moglie ha preso i soldi del suo conto, non so. I due coniugi erano separati da luglio scorso. Albano aveva deciso di trasferirsi in un altro appartamento a Taurisano. La coppia ha quattro figli di 27, 25 e 19 anni. Poi c'è il più piccolo, di appena 12 anni, quest'ultimo in casa al momento dell'omicidio della mamma. Dopo la tragedia, Galati si sarebbe presentato in commissariato. Lì è accusato un malore. Non ricordo nulla, ha ripetuto il 56enne davanti al PM. Era in stato confusionale, riferisce il legale Luca Puce, che esclude categoricamente che l'uomo abbia agito sotto l'effetto dell'alcol. Accanto al corpo della vittima, riverso tra la sala da pranzo e l'ingresso dell'abitazione della vicina, gli agenti di polizia hanno recuperato un coltello dalla lama di 18 centimetri e un taglierino con la lama spezzata. Nel passato della coppia non ci sono denunce pregresse per maltrattamenti. Dopo la perdita del lavoro, l'uomo si era rivolto ai servizi sociali di Taurisano per ottenere un aiuto economico.